Nuova giornata, martedì, martedì 16 luglio, e bella colazione, come al solito un sacco di frutta, perché è l'unico motivo, l'unica occasione per me per mangiare leggermente sano, perché a pranzo mi ingozzo sempre. Sì, mi mangio le insalate e quant'altro, però mangio veramente tanto, e poi invece la cena, come avete visto tipo ieri sera, cioè cotoletta così scrausa, non poteva andarmi peggio. Fatto sta che oggi, parlando di cibo buono, mi mangio la pizza a pranzo come da tradizione, e stamattina mi sono svegliato, non avevo messo neanche la sveglia, cioè ho avuto fortuna che il mio corpo si è svegliato alla solita ora, perché sennò ero lì tranquillo a letto, aspetto sempre la sveglia, sto di più, un pochino più a letto finché non suona, e non ha suonato proprio per niente. Vabbè, comunque ragazzi, non ci demoralizziamo, oggi è Prime Day e mi fa molto ridere di Amazon, perché ci sono un paio di cose che volevo comprarmi. Ho detto vabbè, aspettiamo il Prime Day e così si abbassa il prezzo, invece no, si è alzato tipo c'è un obiettivo che costava 1050 euro, adesso 1300 e qualcosa, cioè io dico ma... E non solo, c'è scritto offerta Prime Day. Ho detto ma stiamo scherzando? Cioè ci prendete in giro così platealmente? Quindi ogni volta io mi sono installato tipo un'estensione su Amazon che mi dice il prezzo nel tempo, come fosse lo stock market, diciamo, mi fa vedere uno storico del prezzo, da lì capisco quando è il momento giusto per pulling the trigger. Ed è una cosa che faccio sempre anche tipo quando prendo i voli, vedo quando costa bene o male, se vedo che si è abbassato allora dico lo prendo, non sto a sperare che si abbassi ancora o che ci siano scongiuri del caso, no, faccio così. E ragazzi, noi adesso mi sono anche ricordato di dare da bere alle piantine, cosa che se no, visto che il 18, cioè mi pare domani, dovrebbe arrivare finalmente il... domani dovrebbe arrivare finalmente l'irrigatore automatico, quello del giardino, per adesso devo solo mettermi io e regolarlo e ricordarmi di farlo, e mannaggia dovevo farlo ieri sera, non stasera, perché adesso inizierà a fare caldo e tutte le piante si bruceranno, quindi non il massimo. In tutto questo io ho solo 35 km di autonomia, quindi faccio in tempo ad andare al lavoro, tornare, e devo fare il pieno perché sennò sono completamente a secco. Vabbè, farò giusto in tempo, ma nulla di più, nulla di meno, e quindi stasera potrei andare in palestra che è in direzione Metano, quindi non lo so, queste sono le prospettive, vediamo se riusciamo a mantenerle e quant'altro. Noi ragazzi, ora un po' di musica, ci sentiamo dopo. Buon pomeriggio, 5:41, finito di lavorare, adesso non vado a casa perché mi è arrivato finalmente uno dei benefit appunto dell'azienda, erano questi famosi 200 euro che mi sono arrivati un mese e mezzo fa, che io ho appena richiesto di tramutare in buoni benzina, o meglio una parte, cioè 50 euro, di conseguenza adesso vado al benzinaio più vicino convenzionato per metano per usare questo, e visto che il bonus sto coupon non è frazionabile, devo assolutamente fare anche benzina così non lo spreco. Quindi ho chiamato e mi hanno detto che loro possono fare sia metano che benzina, che non è scontato perché non tutti lo fanno, e di conseguenza adesso sto andando là, e si trova a 25 minuti di macchina, 21 km, quindi non dietro l'angolo, un po' uno scazzo, ma ragazzi, vediamo, testiamo le acque, vediamo se funziona. Prossime volte andrò in alcuni più vicini, solo che avevo preso questo un po' di fretta e furia, e niente ragazzi, quindi, perché io davo per scontato che tipo ci mettesse poco ad arrivare, invece ci ha messo più di un mese, e io sono qua tipo prossima volta magari al posto che quelli benzina faccio supermercato, che ci mette molto meno, non lo so ragazzi. Comunque questa è la situazione adesso, ci tocca un bel viaggettino tranquillo. Oggi pizza al lavoro, ho preso la Giro, che era una roba enorme, salamino piccante, brie,
speck, poi cosa aveva? Olive, patate e basta, però molto, una pizza molto umile come potete immaginare. Ok ragazzi, prossima volta devo decisamente scegliere un pochino più comodamente il posto, perché cioè sto finendo in mezzo ai campi, sto finendo in mezzo a nulla, Dio santo, proprio Verona sud sud, ma che sud, non si sudda col sud. E niente, ci metterò un sacco per tornare a casa, sono quasi le 6 ora, mezz'ora per fare metano, benzina e tutto, poi tornare, arriverò alle 7 a casa secondo me. E io volevo anche andare in palestra oggi, cioè rendiamoci conto, ero così positivo nel dire ma oggi ce la faccio, faccio tutto, invece no, non faccio niente ragazzi, non si fa assolutamente niente. Vabbè, tutto questo per non spendere soldi. Beh, dai, 50 euro in benzina, metano, buttali via, dai. Cioè, io non li butto, te? Mamma mia, ragazzi, io non ho mai visto così tanta autonomia di benzina per questa macchina. 370 km. A parte che ti fa capire quanto sia poco efficiente, perché ho speso 35 euro di benzina e 35 più 10 che c'erano già, quindi 45, anzi 10 qualcosa che c'erano già, sono stati anche 15. Facciamo 47, sono di più probabilmente, e per fare 370 km 47, quando con 47 io in metano ne faccio 900 di più. Vabbè ragazzi, insomma va così, devo trovare, prossima volta mi faccio dei coupon più piccoli da tipo 15 euro, 10-15 euro, così posso usare tutto metano, perché purtroppo stavolta è appunto non è frazionabile, non mi danno il resto e quindi dovevo per forza usarli tutti in un colpo, mannaggia. Allora, alla fine, finito il lavoro ovviamente, dopo il mille traffico che vi dicevo prima, un po' di ginger beer, perché devo smettere di almeno settimanalmente non prendermi da bere. Niente ragazzi, sono già a letto, sto editando i video di oggi, di ieri e l'altro ieri, e mi ero dimenticato di fare l'outro, quindi la faccio qua in questo insomma contesto molto intimo. Noi ci vediamo domani, commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, numerosi, dai che riusciremo ad arrivare a questi famosi 3000. E ragazzi, sono proprio stanco, cioè stasera avevo mille piani, mille cose da fare, ma alla fine non ho fatto niente. Io ho aiutato un po', sono stato un po' con mia mamma, ma per il resto niente, editato, relax e basta ragazzi, mamma mia sono stanco, a domani. Anche tutto questo, stanotte ho dato il via, il permesso, nulla osta il mio capo di chiamarmi tipo alle 6 della mattina eventualmente, perché visto che i flussi la notte devono girare, i flussi, i codici, se non girano lui mi deve chiamare e io devo sistemarli, quindi alle 6 mi potrebbe chiamare.